abbraccio a tutti, cerchiamo di riprendere un attimino un argomento per molti nuovo. Io sono il dottor Colonna Risside, non si sente? Sì. E sono un medico di base da circa 40 anni, lavoro a Roma, mi interesso da 10 di apiterapia, non qui in Italia, in Spagna, dove collaboriamo con un centro, uno dei più grossi centri di oncologia. L'oncologia ovviamente è la medicina integrata, l'apiterapia e non solo la fitoterapia, possono essere integrate. Il motivo di questa integrazione è che gli effetti fitoterapici, apiterapici, possono ridurre notevolmente quelli che sono gli effetti deleteri, delle chemio e delle radioterapie. Alla fine dei vari protocolli che abbiamo, le persone, i pazienti oncologici, hanno una riduzione di questi effetti e quindi una più veloce restituzione ad integrum della loro attività, della loro vita normale. A gennaio con altri tre amici, dopo varie insistenze, siamo riusciti a fondare anche in Italia l'Associazione di Apiterapia. E in questo excursus io vi sottoporrò le varie possibilità di utilizzazione dei diversi prodotti dell'alveare, perché l'apiterapia non è soltanto miele, le api non sono soltanto miele, le api cantano vedremo successivamente nella parte finale come anche questo canto può essere utilizzato per alcune disfunzioni organiche. Questi sono dei lavori che facciamo su pazienti. Questa è una paziente di 84 anni, un decubito sacrale al tempo zero, il tempo in cui è stata vista. Questa paziente 84 anni, quindi al tempo zero, dopo 30 giorni di applicazioni venivano fatte due applicazioni di miele localmente, fatta una pulizia con la propoli e poi applicato del miele. Questo è l'effetto dopo 70 giorni, dopo 70 giorni di terapia. Io volevo fare una disserzione. Noi abbiamo, ovviamente io collaboro con la ASL, dove gli infermieri che vengono e vanno a casa di questi pazienti utilizzano le procedure più moderne di medicazione, che sono molto costose, sono costosissime, e a parte l'essere costose, in genere dopo un anno e mezzo, due anni di medicazioni non arrivano mai ad avere un risultato del genere. Noi con breve tempo e con spesa minima siamo riusciti ad arrivare ad una situazione di questo genere. Questa non è l'unica, nella stessa paziente aveva un decubito anche al tallone, questo al tempo zero, dopo 30 giorni e dopo 60 giorni. E questo è un decubito sempre sacrale, questo è molto particolare in quanto la risposta è stata velocissima, al tempo zero, dopo una settimana abbiamo già una riduzione notevole dell'effetto secretorio, dopo 15 giorni, dopo 30 giorni si è ridotto notevolmente il decubito.
Questa è in particolare, l'ho messa per un motivo, perché era una prova che volevamo fare. È un soggetto oligofrenico, quindi un soggetto psichiatrico, che si crea autolesioni. Questa è una lesione da sigaretta che si è provocata e dopo 3 mesi, ovviamente considerate che questi pazienti ce li portano come ultima chance, ovviamente non sono in primis portati da noi. Il grosso problema di questa lesione è quella parte gialla che voi vedete, questa parte gialla, che è la fibrina. La fibrina è l'ostacolo che tutti gli operatori di pulmonologia, cioè quelli che si interessano di fare le pratiche sulle ferite gravi, hanno, per cui o viene rimossa chirurgicamente, ma ovviamente questo allunga notevolmente i processi di guarigione perché si riporta sanguinamento e la fibrina sta sempre lì in agguato. Io ho voluto provare su questa paziente a mettere direttamente il miele, direttamente sulla placca di fibrina senza toglierla, e questo è il risultato. Dopo una settimana potete vedere che iniziano delle mammellonature di formazione di tessuto nuovo, sta granuleggiando, come si dice in termini scientifici. Questo è dopo 3 settimane e qui abbiamo dopo 4 settimane. Questa persona erano 2 anni che era in terapia con le varie metodi, ma senza risultati. Quindi parliamo di quello che è l'apiterapia, quindi è il trattamento di alcune patologie con i prodotti raccolti, elaborati e secreti dalle api, quindi tutti i prodotti, il miele, il polline, la propoli, la pappa reale, il pane delle api, le larve, la cera e il veleno. Quindi quello che stiamo facendo adesso, noi il 9 e 10 di aprile abbiamo aperto il primo corso nazionale per di apiterapia, e le persone che ovviamente acquisiranno alcuni elementi conoscitivi in più si formeranno degli apiterapeuti che ovviamente andranno ad utilizzare tutti questi prodotti. Quindi per utilizzare tutti i prodotti la cosa importante è che noi abbiamo certezza che questi prodotti siano realmente integri ovviamente da varie sostanze inquinanti, perché li dobbiamo utilizzare sull'uomo. Quindi una produzione non idonea altera la completezza dei singoli prodotti e quindi determina inquinamento e l'eliminazione dalla possibilità di poter utilizzare. Quello che ci stiamo proponendo, quindi la nostra missione, è quello di creare un network, un circuito di medici, di apicoltori, che io considero appieno i nostri farmacisti, ricercatori. Voi considerate che in Italia ci sono delle realtà di ricerca importantissime nelle varie università, Siena, Padova, Pisa, ma queste ricerche che portano avanti anche sui prodotti dell'alveare sono tutte ricerche molto accademiche, cioè portano avanti e pubblicano delle ricerche importantissime, ma rimangono nel loro ambito accademico, non c'è uno sviluppo, e questo è l'altro elemento che la nostra associazione vorrebbe fare, cioè portare queste ricerche a diventare anche ricerche di terzo livello, cioè sull'uomo. L'obiettivo quindi che abbiamo è quello di mettere in contatto e sinergizzare quello che stiamo facendo, le diverse realtà scientifiche, e quindi questo che cosa determinerà? Un maggiore utilizzo dei prodotti apicoli italiani. Non me ne abbia il professor Simic.
Quindi uno degli scopi dell'associazione è quello di vedere riconosciuti i prodotti di alveare come beni agricoli diversi, abbiamo messo, diversi perché non debbono essere considerati esclusivamente alimenti o integratori alimentari, meglio, ma come sostanze terapeutiche, perché tali sono. Quindi il nostro compito è quello di divulgare la conoscenza anche in questo modo. Oggi sono qui per parlarvi di cose che penso non conosciate. Per la destinazione terapeutica dei prodotti dell'alveare però c'è ancora moltissimo da fare, perché ovviamente noi dobbiamo mostrare l'efficacia scientifica di questo, cioè non possiamo mostrare il fianco a critiche che soprattutto dall'ambito medico ci sono, ci potrebbero essere. Quindi dobbiamo portare i vari livelli di ricerca in vitro sugli animali anche sull'uomo. E questo è anche uno dei lavori che stiamo portando avanti. Faccio un accenno al fatto che la Croce Rossa dell'Ecuador ha inserito nella loro farmacopea tutti i prodotti dell'alveare. Cioè voi andate in Ecuador, andate in un ospedale pubblico e c'è una sezione di apiterapia dove fanno tutti i trattamenti di apiterapia. E l'altra cosa importante è che un prodotto che io amo particolarmente, il colline, nel 1977 il Sistema Nazionale Sanitario Tedesco lo ha registrato come presidio terapeutico. Quindi in altre nazioni ci si sta muovendo in questo senso. Una segnalazione e curiosità che voi che siete del mestiere conoscete perfettamente è l'utilizzo dei prodotti dell'alveare. Parliamo ovviamente del miele, che è l'elemento più conosciuto in Italia, e questo è un dato del dicembre del 2015, quindi abbastanza recente. L'uso pro capite di miele è di 285 grammi. In Germania di 700, in Grecia un chilo. Questa è una cosa molto importante. Io spero che tutti gli addetti ai lavori si possa lavorare per poter sviluppare qualcosa, per poter far conoscere alla gente. Ovviamente la ricerca scientifica e la divulgazione sono i due elementi fondamentali per poter andare avanti verso una maggior richiesta dei prodotti che voi producete. Per cui noi ci siamo posti delle domande in sospese dopo aver fatto diversi giri in questo breve anno, però abbiamo chiesto perché in Italia non c'era un'associazione di apiterapia. E diciamo che ieri sera il mio amico Luigi mi ha dato una spiegazione a questo che tralascio nel dirla. Perché il mercato degli integratori in Italia ha un tasso di crescita dell'8,7%, con un mercato di oltre 2 miliardi di euro. Cioè, sta aumentando, questo è sempre un dato non recente. Quindi gli integratori, di cui non conosciamo assolutamente, perché fare un integratore è una delle cose più semplici, perché non c'è una legislazione a riguardo, per cui se io ho intenzione di mettere del cocco con del limone in una capsula, vado al ministero e dico questo è un integratore, lo posso... ma non c'è ricerca, non si sa effettivamente a livello teorico quello che può fare. I prodotti dell'alveare non sono pubblicizzati, assolutamente. C'è una scarsa cultura nella popolazione su tutto quello che gira intorno all'apicoltura? Probabilmente sì. Io mi ricordo nell'attività che faccio, ovviamente d'inverno abbiamo le persone che ci dicono: beh, adesso ho la tosse, un po' di bronchite, mi faccio
una bella tazza di latte bollente con il miele, la grappa e vado alla grande. Cosa più sbagliata, perché ovviamente il miele purtroppo alle temperature elevate perde tutto quello che sono le sue caratteristiche e è relegato a poco. Io ormai da anni ci faccio colazione dopo un cucchiaio di polline, prima di tutto fresco congelato, poi mi faccio due pezzi di pane abbruzzolito con del miele, sto bene tutta la mattinata, mi sento abbastanza forte. Perché quindi il consumo pro capite del miele è più basso? Questo lo vedremo poi magari nelle domande che potranno esserci dopo. E perché, l'altra domanda che ci facciamo, gli apicoltori sono suddivisi in molte associazioni e non lavorano in sinergia. Se si vuole arrivare ad uno sviluppo, io vedo sempre quello che sono le aggregazioni modello parmigiano-reggiano, no? Dei consorzi che possono aggregarsi e sviluppare e lavorare con metodiche e protocolli uguali per tutti. Forse questo potrebbe essere un'idea. E l'obiettivo comune quindi è sinergizzare tutte queste forze, divulgare e quindi poi dare la maggior possibilità ai vari prodotti di essere utilizzati. E quindi ovviamente ci sarebbe un grosso ritorno economico per gli addetti ai lavori. Quindi parliamo di nuove possibilità di reddito. È ovvio che se io come apiterapeuta ho necessità di prodotti che abbiano delle specifiche, delle caratteristiche, perché abbiamo detto prima le devo utilizzare per uso umano, devo avere certezza che non ci siano antibiotici, che non ci siano pesticidi o tutt'altro all'interno. Quindi io ovviamente nella cultura di parecchie strutture, zone in tutta Italia dove gli agricoltori lavorano bene e hanno un loro reddito, io non dico che l'agricoltore deve assolutamente, che vive e ha un reddito dall'agricoltura, cancellare tutto quello che ha fatto fino adesso, assolutamente no, sarebbe allucinante. Ma il poter integrare in qualche modo con metodiche differenti rispetto a quello che è la tradizione apicola e quindi la possibilità di sviluppare prodotti di qualità. L'associazione si pone l'obiettivo quindi anche di mettere a contatto e sinergiziare queste realtà. Quindi per questo motivo la apiterapia può rappresentare una nuova possibilità di reddito per gli agricoltori. Adesso facciamo un excursus abbastanza rapido di quelli che sono i prodotti che noi utilizziamo in apiterapia. Conosciamo ovviamente il miele, il primo, in primis, migliaia di anni. Le api hanno sviluppato nelle migliaia di anni un DNA che è molto evoluto. Ovviamente sono degli insetti e rispetto alle loro caratteristiche semplici, anatomiche e funzionali, ma hanno un bagaglio di DNA e quindi di notizie che fa invidia a una delle più elevate società umane. Il miele, sappiamo tutti, come abbiamo visto all'inizio, facilita la cicatrizzazione delle ferite e non sviluppa resistenza batterica. Questa resistenza batterica è una delle grosse problematiche che noi viviamo negli ospedali, soprattutto nelle parti di ortopedia, nelle parti di urologia e di neurologia, abbiamo dei grossi problemi. Quando c'è un'infezione, ormai i medici fanno dei cocktail, dei vari antibiotici, fanno dei cocktail perché non c'è, cioè i batteri, soprattutto quelli nosocomiali, quelli che vivono all'interno di un ospedale, hanno costruito al proprio intorno, immaginate una doppia barriera alla possibilità che gli antibiotici possano penetrare e quindi creano una resistenza. Nel miele questa cosa
non c'è possibilità di creare resistenza al miele per alcuni motivi che adesso vedremo. Innanzitutto il miele stimola un aumento della fagocitosi dei globuli bianchi, quindi a contatto dei globuli bianchi il miele fa aumentare la loro capacità di mangiare altri batteri. Aumenta la pressione osmotica che fa disidratare il batterio. Vedremo una foto che ci fa comprendere questo elemento, e cioè il miele messo a contatto con un tessuto richiama acqua dai tessuti, quindi è un elemento meccanico, prettamente meccanico. Quindi a contatto con una ferita infetta va a assorbire il citoplasma dei batteri, cioè li asciuga, e loro muoiono ammazzati, rinseccoliti, per cui non è possibile che possano svilupparsi. L'altra cosa importante è l'effetto antibatterico che ha un enzima, la glucosio ossidasi. A sinistra vediamo la formula destrogira del glucosio, che con una molecola di ossigeno e l'enzima glucosio ossidasi si trasforma in glucolonaltone, che produce la formazione di H2O2, e cioè acqua ossigenata. Io ho messo questa slide ma per una cosa che vorrei sottolineare, e cioè che nel mondo esterno all'Italia ci sono multinazionali che stanno spendendo ben 5 miliardi di dollari per una cosa che le api hanno da migliaia di anni dentro di loro, questo enzima. E che cosa succede? Allora, abbiamo visto che il glucosio, tramite l'ossigeno e la glucosio ossidasi, si trasforma in acqua ossigenata. Uno dei grossi problemi, non so se qui in sala ce ne sono, diabete, ma il diabete ne vedo sia tipo 1 sia diabete di tipo 2, è un grosso problema. Il grosso problema qual è, soprattutto quando non abbiamo un giusto compenso della glicemia? È quello di stare a controllare quotidianamente la glicemia, quindi con i dextrosticks, mattina prima di colazione, 2 ore dopo colazione, prima di pranzo, dopo pranzo. Alcune volte manteniamo uno stato buono perché siamo riusciti a mantenere dieta più alcune farmaci, vuoi insulina, vuoi altri prodotti per uso orale, però ovviamente queste dita si bucano in continuazione. Questa multinazionale ha investito in biotecnologia 5 miliardi di dollari, dove vengono utilizzati dei biosensori che vanno a controllare la concentrazione del glucosio. Però controllare la concentrazione del glucosio con questi sensori è una cosa abbastanza difficile, per cui è più semplice controllare quello che è l'effetto di questa reazione che noi abbiamo qui davanti, per cui mettendo un sensore in cui all'interno c'è l'enzima glucosio ossidasi, il sangue a contatto con questa placca trasforma il glucosio in perossido di ossigeno, in acqua ossigenata, che è molto più semplice da controllare, è molto più facile controllare, e economicamente e anche come risultato abbiamo un valore migliore, più certo. Considerato questi sensori che possono essere introdotti tipo microchip nei soggetti, noi abbiamo 24 ore su 24 la possibilità di controllare i valori di glicemia senza stare in continuazione a bucarci un dito. Questo è l'effetto che fa il miele, l'azione che dicevamo osmotica,
Questo è un kiwi che ovviamente potete vedere tra la prima e la seconda c'è un richiamo notevole di acqua, e quindi capite bene l'azione sul batterio e sul citoplasma del batterio. Poi parliamo di polline fresco. Questa è una sostanza che io amo perché è diventata il mio nutrimento. Il polline fresco ha diverse azioni. Io ovviamente dimenticavo di dirvi che qui ho messo alcune azioni, alcuni studi che ci sono, perché ce ne sono tantissimi. E all'interno noi abbiamo del licopene e del beta-sitosterolo, che è un ormone vegetale. Il licopene può essere utilizzato per varie altre cose, per colesterolemie. Il beta-sitosterolo ha questa azione stimolante e riducente sul processo infiammatorio della prostata in particolare. Purtroppo noi maschietti dopo una certa età abbiamo il problema dell'ipertrofia prostatica benigna o anche di prostatiti. Il polline, in particolare la sostanza che abbiamo indicato, non va a ridurre il volume della prostata, badate bene, ma va esclusivamente a ridurre quello che è il processo infiammatorio all'interno, al di sopra della capsula prostatica e l'edema che l'infiammazione provoca. Quindi è un notevole ausilio per l'ipertrofia prostatica, accanto anche a quelli che sono i farmaci standard che qualsiasi urologo darà in casi più importanti. Sta di fatto che preso preventivamente, anche in anticipo rispetto a quelli che sono i sintomi che poi ineluttabilmente sopravvengono, può essere un ottimo aiuto. E stimola il sistema immunitario ed è valida soprattutto per, come nutrizione per gli sportivi, anziani, persone detetate e aggiungo nelle diete. Ora, nella nutrizione degli sportivi stiamo portando avanti con il centro di CONI di Roma un lavoro che si sta affrontando facendo utilizzare il polline. Ovviamente questi sono agonisti, sono sportivi, per cui fanno una alimentazione particolare e hanno bisogno di certi quantitativi, perché normalmente in una persona normale il dosaggio ottimale sono 30-40 mg quotidiani, a meno di prostatiti acute, utilizzati due volte al giorno, mattina e sera a digiuno. Viene messo in bocca il polline, lentamente si squaglia, diventa una crema e si ingoia. Per quello che riguarda, la dieta, è un ottimo prodotto. Io all'inizio, quando l'ho cominciato a utilizzare, l'ho preso e dopo 2-3 giorni non riuscivo più a fare colazione. Lo prendevo un cucchiaio abbondante la mattina, poi non riuscivo a fare colazione, non avevo fame. E allora mi sono andato a documentare, dico, ma come mai? Invece di farmi bene questa cosa mi fa male, mi toglie l'appetito. In realtà poi da studi che ci sono, tra le varie sostanze che ci sono c'è un aminoacido che è la fenilalanina. La fenilalanina è una sostanza che va ad inibire il centro del cervello della fame e quindi ci riduce il senso di fame in modo molto naturale. Arriviamo alla prova, è un altro prodotto che amo per le varie applicazioni, innovative che ci sono. Parliamo intanto dei processi dell'apparato gastrointestinale. Qui in particolare l'Università di Siena, con la professoressa Giachetti e il professor Marco Giusti del centro di fitoterapia, hanno fatto uno studio a San Marino, sempre per un problema logistico in Italia, e la propoli non è soltanto il semplice spruzzino che si mette per il mal di gola. La propoli grezza in particolare ha delle grosse azioni
per quello che riguarda le forme di gastrite e di ulcera. Quindi sono stati fatti delle gastroscopie in soggetti volontari dove era stata diagnosticata una gastrite o peggio un'ulcera, e dopodiché sono state applicate dei boli di polline, di propoli grezza. Dopo 3 settimane sono state ripetute le gastroscopie e c'era stata una completa cicatrizzazione, quindi una restituzione ad integrum completa. Le azioni in particolare che ha sono delle azioni legate a vari elementi che sono all'interno dello stomaco. Innanzitutto agisce sull'istamina, sulla produzione di istamina e conseguentemente sulla produzione di acido cloridrico, quindi riduce la formazione di acido cloridrico. Apro e chiudo una parentesi per quello che riguarda i famosi PPI, non so qui quanti di voi li utilizzano, i cosiddetti gastroprotettori. Ora, sono usciti 20 anni fa i gastroprotettori e da alcuni mesi ci è arrivata una indicazione da parte della regione Lazio per cercare di ridurne la utilizzazione, perché si stanno verificando casi di atrofia gastrica, cioè i PPI hanno quando sono nati avevano un loro senso giusto ma limitato nel tempo. Purtroppo per motivi medici legali da parte dei medici, quindi vado al pronto soccorso, ho una contusione, mi danno un antinfiammatorio e mi danno il gastroprotettore per motivi medico legali, esclusivamente per quello. E poi anche l'uso della gente che ne ha pensato che lo utilizza e lo pensa proprio come un gastroprotettore, come se fosse un ombrello. Oggi mi vado a fare una mangiata con gli amici, mi prendo il gastroprotettore. Non è così, assolutamente non è così, è sbagliatissimo. Quindi la propoli ha questa azione inibente sull'istamina, quindi sulla formazione dell'acido cloridrico. L'altra azione ottimale è anestetica, per cui il dolore del soggetto non c'è, e non ultimo, la cosa importante, ci va a eliminare completamente Helicobacter pylori, che è il batterio che ritroviamo spesso nello stomaco. Un'altra frazione della propoli è l'acido caffeico feniletilestere o CAPE. Questo in una fase sperimentale si è fatto un lavoro veramente eccezionale dall'università coreana, e in topi è stato impiantato la cellula del cancro della prostata nell'ospite, le cellule tumorali hanno attecchito e hanno cominciato a svilupparsi. Contemporaneamente i topi venivano alimentati con boli di propoli, e dopo poche settimane si è visto che le cellule tumorali rimanevano stabili, cioè non sviluppavano più e non sviluppavano metastasi. Quindi si è andato a vedere perché questo succedeva, e questo succedeva perché il polline è come se bloccasse i canali di alimentazione della cellula neoplastica, e la cellula neoplastica di per sé, vi faccio come se fosse un pensiero delle cellule, come se parlassero, non vedendo la possibilità di nutrirsi, si mettono in uno stato di stand-by, stanno ferme, non si riproducono. Questa è una cosa molto importante, perché non ci fanno produrre subito metastasi. Il carcinoma prostatico è uno dei più veloci a metastatizzare. Quindi, una volta che abbiamo dato la propoli, abbiamo stadiato il non sviluppo di altre cellule, possiamo dare tutti gli antiblastici della medicina moderna per uccidere completamente il tumore.
La cosa che attualmente è ancora ovviamente da vedere, è un discorso sperimentale, ma questo può far parte di quello che è un'integrazione alimentare continua. Nel momento in cui noi togliamo dall'alimentazione questi boli di propoli, la cellula tumorale riprende a sviluppare. Quindi questa è un'altra cosa molto interessante. Poi ci sono dei fenoli all'interno della propoli che ovviamente possono essere utilizzati in vari altri modi, soprattutto per la conservazione dei grassi, soprattutto per reazioni di anti-irrancidimento che ha la propoli sui grassi stessi. Facciamo un excursus veloce adesso su quello che sono alcune altre sostanze che conoscete meglio di me, che sono la pappa reale, che noi utilizziamo ovviamente per soggetti depredati, utile come stimolante dell'appetito, immunostimolante, e soprattutto per uso topico nelle dermatiti, questa è una cosa in più. Per uso topico il polline, la pappa reale localmente aiuta notevolmente la riduzione di questo processo. Conoscete la melata, sorellastra buona e salutare del miele, a noi c'è una cosa, è molto ricca di sali minerali, quindi è una sostanza di pronto impiego che può essere utilizzata tranquillamente negli stati di malattie, eccetera. Ma questo me lo dovete dire voi, nelle zone dove c'è più melata, in genere non c'è inquinamento. Dove parliamo di inquinamento di fitofarmaci, pesticidi, eccetera, perché ovviamente questi microinsetti che si riproducono vivono molto più facilmente. Arriviamo al pane delle api, che è un prodotto che un nostro amico conosce perfettamente. E è ovviamente prodotto iniziando dal polline. Il polline viene fermentato, è un grosso lavoro produrre pane d'api, ma vi giuro è una sostanza che dà sprint. Se dovessi fare un paragone assolutamente con la pappa reale, qui c'ha molti più punti rispetto alla pappa reale. Non si butta niente delle api, le larve di fuco sembra abbiano un'azione immunostimolante, ma la cosa che mi interessa delle larve di fuco è che sono state fatte delle sperimentazioni e si sono visti che alcuni tipi di batteri probiotici sono in grado di rendere le larve più resistenti. Il discorso che facevi tu l'altro giorno è questo. Quindi questi tipi di batteri cosiddetti probiotici sembra che possano aiutare le larve a superare delle nozze patogene. Le api in toto, dell'ape ripeto non si butta niente, per cui le api vengono liofilizzate e vengono utilizzate né più né meno come il krill. Il krill sono dei micro gamberetti che sono nel mare, e adesso parecchie aziende farmaceutiche lo stanno utilizzando come assorbente delle LDL, cioè del colesterolo, delle lipoproteine a bassa densità. La stessa cosa, meglio, può essere fatta con un liofilizzato di api. Ovviamente il miele in favo e il polline in favo sarebbe una cosa fantastica, anziché dare una ciupa a un ragazzino con tutto quello che c'è di peggio sulla stecca, dandogli un blocchetto di miele in favo, sicuramente acquisiamo due cose importanti: un'azione energetica e poi quello che è difficile per tutti, masticare una cera di cui abbiamo certezza della pulizia, ovviamente, viene masticata e può essere ingoiata. Non dà problemi, assolutamente, anzi, aiuta per certe cose.
se consideriamo che 100 grammi di carne danno 60 unità internazionali di vitamina A, 100 grammi di cera ce ne danno 4.060, quindi siamo ben oltre a quello che sono i valori. Arriviamo quindi al veleno. Del veleno non voglio parlarvi, di quelle che sono le azioni che ben tanti apicoltori conoscono. Accennavo ieri a cena con gli amici che sempre più era una verifica che negli annali, nei libri c'è sempre stata. E gli apicoltori di 20 anni, 30 anni fa non avevano processi infiammatori osteoarticolari, non ne soffrivano, come non soffrivano in genere di nozze patogene di tipo tumorale. Un motivo c'è, lo vedremo anche successivamente. Il motivo è che oggi gli apicoltori, giovani soprattutto, si barbano troppo, si coprono dalla testa ai piedi e vengono punti poco. Questo è un altro problema per le allergie che si vanno ad instaurare quando una puntura poi non è fatta con una regolarità. Però il veleno assolutamente può essere utilizzato, e le due cose che vi sto dicendo sono abbastanza innovative. C'è un biologo indiano, il dottor Dipan Jampa dell'Università dell'Illinois ad Urban, negli USA, dove ha preso una frazione del veleno, in particolare il polidiotide mellitina, lo ha messo in strutture per nanotecnologie e lo ha reiniettato nel sangue dei soggetti con melanoma e cancro della mammella. Il risultato è che c'è una particolare assorbenza di questa sostanza direttamente sulla cellula neoplastica, che in questo caso viene distrutta. È ovvio che questi sono ricerche che stanno andando avanti. Un altro elemento importante è un altro polipeptide che abbiamo presente, è il cardiopep. È una frazione del veleno che ha una azione antiaritmica e beta-adrenergica, e quindi è utile nel caso di insufficienza cardiaca e di aritmia. Apro anche qui una parentesi: è importante nel caso in cui avessimo di fronte soggetti che utilizzano anticoagulanti o antiaritmici o beta bloccanti, evitare di essere punti, perché ci può essere una sommazione dell'effetto di questa sostanza sui farmaci che già vengono assunti. Questa è quella che ti volevo far vedere. Questa animazione ci spiega come il veleno dell'ape viene effettivamente espulso dalla ghiandola mammaria. Vediamo in alto a sinistra la ghiandola, eccola, e l'ape, nel momento in cui punge, se il pungiglione non viene tolto, lei continua a iniettare con questo metodo fin tanto che non viene svuotato tutto il serbatoio del veleno. Questa metodica noi la ritroviamo nell'ape regina, che è nel momento in cui va a deporre le uova, ha lo stesso meccanismo, dove ovviamente va a deporre queste uova in continuazione fin tanto che non ce ne sono e non se ne formano più sulla sua sacca ovarica. Oh, questo invece è una mia schiena, e c'è la moglie. No, quella è un'apiterapeuta spagnola. Se riesco, ecco. Qui c'è l'applicazione dell'ape in toto. Ovviamente noi ci sono delle metodiche che noi utilizziamo
che devono essere innanzitutto avere certezza che il soggetto non abbia allergie, facendo un test per la ricerca delle IgE totali per Apis mellifera. In questi casi all'inizio, questo non è un mio primo momento, su qui c'è ovviamente l'ape in toto che viene ovviamente sacrificata. Che l'ape viene sacrificata. Quello che è importante e ha anche un senso tecnico è l'utilizzazione di retine che noi mettiamo, retine che vanno a ridurre, ovviamente l'ape non perde il pungiglione, quindi può tornarsene a casa tranquillamente, anche se sappiamo perfettamente il limite di vita che ha un'ape di 30-40 giorni, con grossi effetti. Ovviamente le reattività, poi ovviamente il pungiglione deve essere tolto, e ad un iniziale stato, ecco, dipende dal numero, io in genere ne faccio una quindicina, 15-16 punture, e hanno un'azione veramente corroborante. La sera mi sento molto fiacco, astenico, ma il giorno dopo sono sul modello incredibile Hulk. E questa cosa mi fa molto piacere. Qui arriviamo nel mondo del professore, arriviamo nel mondo del professor Sivic, e quindi parliamo di aerosol come altra cura e come strumento per trattare alcune patologie. Ma io, a parte le classiche patologie che possono essere utilizzate in aerosol terapia collegati ad un ad una arnia, o meglio in una stanza, come forse è preferibile, questa metodica è importante perché mentre tutti gli alimenti, anche dell'alveare, dal miele alla propoli, debbono essere digeriti, quindi devono essere assorbiti tramite lo stomaco, poi il fegato e poi vanno in circolo, la via aerea è la via più diretta, per cui nel momento in cui noi aspiriamo viene rapidamente assorbita in circolo tutto quello, tutto quello che c'è di buono all'interno di un alveare. Quindi, oltre ad elementi di tipo locale, c'è una parte del nostro cervello, che è il sistema limbico, che è deputata a diverse funzioni, tra cui quella che ci lega all'ansia, alle crisi di paura, alle crisi di panico, e sembrerebbe che queste sostanze, che poi sono oli essenziali che vengono assorbiti dall'interno dell'alveare, abbiano un grosso siano utili per anche avere un'azione rilassante, un'azione molto più di tranquillità. Una cosa, scusate, torno un attimo indietro, perché una cosa che è importante, che non ho detto rispetto al veleno, è che un'altra delle azioni importanti che si sta studiando è, siccome il veleno, in particolare sempre la meditina, ha una grossa capacità, cioè quella di superare la barriera ematoencefalica, quindi il nostro cervello è protetto da una barriera fatta di una struttura endoteliale di capillari, per cui tutti i farmaci che vengono messi in circolo non passano. La mellitina ha una grossa azione, che è quella di superare questa barriera, quindi quello che si sta pensando è quello di poter utilizzare delle sostanze della medicina moderna come carrier, farli trasportare al veleno da api per poter arrivare nei centri dove normalmente non arriverebbe.
Questa è una cosa veramente fantastica, perché si può trattare tranquillamente soggetti con Parkinson, soggetti con delle forme di demenza senile. Questa è una camera, non è la camera a gas, ma è una fantastica stanza che è stata adibita. Poi, ecco, qui ci sono delle varianti, ovviamente tutte le cose che si studiano vanno modificate, perché ovviamente questi sono, mi dica se sbaglio, professore, degli aereatori con motorino, che ovviamente vanno un po' a infastidire le api, anche se sono abbastanza silenziosi. Per cui forse è preferibile la famosa stanza e altri senza il motorino interno. Quindi gli effetti che abbiamo di questa aromaterapia è balsamica, fluidificante, anticatarrale, spasmolitica, antibatterica, antinfiammatoria, decongestionante e quindi utile anche nell'asma. Ritorniamo velocemente a una medicazione, metto questa del dottor Franco Feraboli, che è uno dei nostri associati e che gentilmente ci ha concesso di mettere questa sua foto, e lui è stato uno dei primi in Italia ad utilizzare il miele, soprattutto in forme molto gravi. Lui è un ortopedico, quindi stava all'ospedale di Cremona e a lui arrivavano tutti i casi disperati, dove la medicina moderna e i vari cocktail di antibiotici non avevano avuto successo. Prima di un'amputazione gli dicevano: Franco, ci vuoi provare? Ovviamente il paziente accettava prima di essere amputato, e c'è una casistica del 99% di restituzione ad integrum dei soggetti trattati. Questa è un'altra cosa che già avete visto, il massaggio questo massaggio, perché ha un'azione detossicante. Vabbè, credeteci sulla fiducia. Quello che diceva il professore è che effettivamente quel bianco che vedete deriva da molto lontano, e quindi attraverso le ghiandole sebacee vengono eliminate, quindi con una grossa azione detossicante. Questa è un'altra possibilità. E poi, ecco, io sto per concludere dicendo questo: chi è che non soffre di acufeni? Fischi nelle orecchie. È un grosso problema, sempre più attuale con gli inquinanti, forse in questo bellissimo posto meno, ma a Roma vi giuro che c'è un inquinamento acustico notevole, anche notturno. Quindi questo tipo di patologia, gli acufeni, sono frequentissimi. Il cervello è a capo, come sempre, di diverse situazioni, per cui ha delle grosse capacità di, si usa oggi questo termine bello, resilienza, cioè di adattatività, cioè si adatta a diverse situazioni, per cui nell'occhio, il nervo ottico, nel momento in cui c'è un occhio che non vede bene, lui dopo qualche mese riesce a compensare e l'occhio che non vede continua a non vedere bene, però l'occhio sinistro vede meglio di prima. La stessa cosa succede per le orecchie. A prescindere da avere certezza che non ci sia una patologia importante sul nervo acustico, un neurinoma o d'altro, quindi deve essere verificato questo, è ovvio che come succede, che cosa succede con questa tecnica? Il cervello ha, e l'acufene ha, una lunghezza d'onda che va da un 20 decibel a 60 decibel, e è un rumore continuo che soprattutto la notte sentite, perché ovviamente con il silenzio si evidenzia questo fischio. Si è pensato di creare un dissuasore, cioè dissuadiamo il cervello ad ascoltare un rumore fastidioso mettendo una lunghezza d'onda leggermente diversa, ma non troppo dissimile. E guardate,
e gioite, ma ovviamente il ronzio dell'ape determina dissuasione che può aiutare in caso di acufene. Concludo dicendo che l'Associazione Italiana fa parte di un gruppo di associazioni internazionali che hanno lo scopo quindi di coordinare scoperte e ricerche relative ai prodotti apicoli. Siamo parte della Federazione Internazionale di Apiterapia, di quella americana, degli Stati Uniti, romena. Curandote.com è nel mondo e da poco c'è anche l'Italia. E noi però speriamo di aggiungerne, oltre a quel nome, anche altri di apiterapeuti su tutto il territorio nazionale. Pochi giorni fa era la festa e il compleanno, oltre che la giornata mondiale dell'apiterapia, e il fondatore, il primo medico che ha cominciato a fare dei lavori scientifici cercando di comprendere come mai i processi infiammatori o soprattutto ossi articolari potessero dare benefici, è l'austriaco Philipp Terk. Il 30 marzo ricorre il suo anniversario, oltre che il mio compleanno, era pure il mio compleanno. E queste sono la paziente dei decubiti in alto a sinistra, che si è messa il casco perché ormai viaggia veloce, e questa è la sorina Sorgesi che ci aiuta nelle medicazioni. Grazie.